Smembrato alla fine del XVI secolo con i suoi 8 pannelli superstiti che sono sempre stati custoditi in diversi musei sparsi per il mondo, dall'Europa agli Stati Uniti, ora per la prima volta dopo 555 anni dalla sua realizzazione, il magnifico polittico realizzato da Piero della Francesca per l'altare maggiore della Chiesa degli Agostiniani a Borgo San Sepolcro, iniziato nel 1454, torna di nuovo insieme proprio a Milano, grazie alla mostra allestita al Museo Pol di Pezzoli, Piero della Francesca, un capolavoro riunito, visitabile dal 21 marzo al 24 giugno del 2024. Questa mostra è un'occasione unica perché per la prima volta nella storia rientrano in Italia gli 8 pannelli superstiti del polittico degli Agostiniani che Piero della Francesca ha eseguito nella chiesa degli Agostiniani a San Sepolcro. I pannelli sono stati poi smembrati, messi sul mercato dell'arte, oggi sono in 5 musei internazionali diversi. Altri musei hanno provato in passato a ricomporre il polittico creando delle mostre, ma non tutti hanno prestato. Questa è la prima volta nella storia che tutti i musei prestano e che quindi gli 8 pannelli si ritroveranno insieme al Museo Pol di Pezzoli. Un'esposizione unica e irripetibile, ideata da Alessandra IV, direttrice del Pol di Pezzoli, e a cura di Machtelt Bruggen Israel del Risk Museum e Nathaniel Silver dell'Isabella Stewart Garden Museum di Boston. Presentati in un suggestivo allestimento dall'architetto Italo Rota, i pannelli saranno così accostati tra loro con le cornici che li hanno accompagnati in quest'ultimo secolo di storia collezionistica, un progetto che mira a restituire al pubblico la piena esperienza dell'opera pierfrancescana con tutta la potenza evocativa dell'epoca rinascimentale. I 4 pannelli centrali raffigurano 4 santi: Sant'Agostino, San Michele Arcangelo, San Giovanni Evangelista e San Nicola da Tolentino. E nella predella c'è invece una crocifissione e poi un monaco agostiniano, Santa Monica, che era la mamma di Sant'Agostino, e Santa Pollonia. Grazie al sostegno di Fondazione Bracco, le opere saranno anche protagoniste di un progetto di analisi di diagnostiche non invasive che saranno parte integrante del percorso espositivo. Come nostra consuetudine, anche per questa mostra abbiamo voluto infatti dar vita a un progetto scientifico in collaborazione con alcune università di Milano per valorizzare alcune opere presenti in mostra attraverso il supporto offerto dalla ricerca tecnologica. Un'articolata campagna di analisi diagnostiche non invasive permetterà di far scoprire le tecniche di lavoro del pittore e i materiali utilizzati, nonché le strade della composizione, dello smembramento e della ricostruzione del polittico.